Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Team Reversed. Episodio ragazzi molto particolare, perché quest'oggi le canzoni o le musiche, che dir si voglia, a cui andremo a reagire saranno molto diverse rispetto agli episodi precedenti. Nello scorso episodio di questa, chiamiamola serie, purtroppo abbiamo riscontrato un calo drastico delle visualizzazioni causa YouTube. Grazie caro. In ogni caso, visto che a quelli a cui è arrivato il video l'idea continua a piacere, avete lasciato un sacco di like, quindi anche quest'oggi vi invito a lasciare un bel mi piace e proviamo a raggiungere 400 like come all'inizio, per riportare questa serie all'alba dei tempi, quando ancora era seguita dalla gente prima che YouTube me la uccidesse. Fatta questa piccola introduzione, qual è la peculiarità dell'episodio di oggi? Quest'oggi non andremo a reagire a delle team all'interno dei giochi Pokémon, bensì alle sigle degli anime. Sigle degli anime, delle stagioni degli anime, che andremo a riprodurre al contrario per vedere l'effetto che faranno e per probabilmente ricevere dei brividi che manco le galline in Antartide. Prima di iniziare ragazzi, vi ricordo che queste sono reazioni, di conseguenza io ovviamente parlerò sopra le canzoni. La serie, visto che l'ho dovuto specificare più volte, non tratta le canzoni al contrario in sé, ma più che altro è una mia reazione. Di conseguenza, se io non parlassi, non avrebbe senso il video, visto che le canzoni al contrario potete farvele tutti a casa con i programmi adibiti a tale compito. Di conseguenza, se siete venuti qua per vedere ed ascoltare soprattutto solo le canzoni al contrario, potete anche uscire. Non mi cagate il cazzo. Nel mentre che andremo avanti col video capirete le sigle di cui si tratta. In ogni caso sono tre sigle abbastanza famose all'interno del panorama delle sigle Pokémon italiane. Detto ciò, direi di iniziare subitissimo con la prima sigla, che è probabilmente quella più famosa in ambito Pokémon a livello sicuramente italiano, ed è la sigla della prima serie. Quindi signori, direi di non perdere ulteriore tempo, di andare con le nostre bellissime cuffie che devo ancora collegare al computer. Andiamo dunque a rovesciare la nostra traccia tramite gli effetti e signori, sono pronto, o meglio no, vorrei essere pronto di vedere o di sentire quello che stiamo per sentire. Facciamo partire 3, 2, 1, attenzione. Fermi, fermi, questa non è una bestia. Raga, oddio! È un rito satanico! È un rito satanico con bestemmie! Raga, questo me lo bloccano subito! Subito! Ome Shakera! Shakera è la nuova... Gali! Gali, chi sei? Oyurus, perfetto, perfetto. Raga, le sigla Pokémon in Angola. Evidentemente ho scaricato quella sbagliata. Worst Synth 2018. Cosa ha detto? Cos'era questo? Cos'era? Era un saluto nazista, non era una sigla Pokémon. Bestemmiano. La voglio in loop. Fatemi un loop di sta roba. Questa era una bestemmia. Ma cosa non si scopre? Cosa è successo? Raga, stanno torturando Giorgio Vanni e un coro di bambini. È molto inquietante sta cosa. Cos'era sta roba qua? Era una ventola dell'aria. Ci avete presente le pubblicità delle macchine? Quelle. Poporo. Ok, perfetto. Questo qua era un passaggio del Corano. L'ho riconosciuto. No, questa va ascoltata fino alla fine. Cos'è? Un dialogo tra due scolapasta? Cos'è? Shakera, eccolo qua, di nuovo.
Abbiamo la nuova pubblicità della Vodafone. Gali, levati per piacere. Bestemmie. E c'è di sottofondo uno che fa il saluto nazista. È bellissimo, concentrata di... È bellissima sta cosa. No, ma non ce la posso fare, raga, ma... Cos'è sta roba? Aiuto. Ok, perfetto, è di passato al russo, incredibilmente. È bellissimo. È poetico. Raga, io sento le bestemmie. Cos'era sto finale bruttissimo? Scusate, ridatemi quel passaggio. Io voglio ritrovare quel passaggio. Dov'è? Eccolo! Dai, ma non si può vivere così, dai. Ma è... Cioè, porco... E poi i bambini fanno... Oh! Perfetto! Educazione, signori. Fatemi sapere nei commenti se volete altre reazioni di questo tipo, perché io mi sto pisciando addosso dalle risate. Ma passiamo al prossimo... Alla prossima... Si diceva, passiamo alla prossima canzone, che è una sigla un po' più recente, decisamente più recente, ma comunque molto conosciuta, che è la rivisitazione italiana della sigla inglese Gotta Catch 'Em All. Di conseguenza... No, come faceva... Come si chiama la prima? Beh, I Wanna Be The Very Best. Quella. Allora, signori, siamo pronti per rovesciare la nostra track. Dopo aver visto la cosa di prima, io ho paura. Ho paura di andare a vedere che cosa succederà adesso. Ma, signori, siamo forti. C'è il divino di fianco a noi e prendiamolo per farci forza. Via. Ok. Cioè, sembra... Sembra... Cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Perché sento una batteria metal doppio pedale? Perché? Oddio. Ciao! Ma che cazzo? Sembra una sigla di un anime, raga. Cioè, che poi lo è, ma tipo di tipo. Sembra un'altra sigla di un anime, ma è fatta bene. Cioè, in realtà no, però. Sembra. Questi qua sono i... Ascoltati quando sono andato in vacanza in Ghana. Sono le canzoni per la pioggia. Sì, come si chiamano? Le canzoni per propiziare la pioggia. Cos'è successo? È morto? È morto, gli è morta la voce. No, raga, cosa sta succedendo? Ok, perfetto. Non riesco neanche... Io non commento più. Non commento più. È terrificante. Eschere! Attenzione, incredibile! Eschere! È diventata una canzone trap, io non lo sapevo. La chitarra è tutta storta. Eh? Sembra veramente giapponese, raga. Sembra la sigla originale giapponese, potrebbe essere, per quanto ne so. Sembra... Sembra la chitarra suonata da un pianista. Cioè, una cosa inascoltabile. No, ma c'è stato un bellissimo passaggio in cui denotiamo una tendenza trap qua. Dov'è? Eccolo qua! Oddio, ma lo dici sul serio? Fermi! Eschere!
Perfetto, signori. E schiera, ci piace. Abbiamo un tag gratis. Ok, questa reazione c'ha tutto un perché. Bene signori, il video può concludersi qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale. Mi raccomando, commentate e anzi, facciamo così: rispondete al sondaggio in alto a destra facendomi sapere quale tra le tre tracce è stata quella che vi ha creato più orgasmi oculari. Detto ciò, vi invito anche a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altre reazioni di questo tipo e a questi tipi di canzoni o se preferivate quelle vecchie. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.